Provo a Genova tramite Caterina Marcenaro, che era, come dire, una donna di cultura piuttosto avanzata e non era molto d'accordo con i professionisti genovesi, e quindi era ricorsa ad Albini, a Gardella, agli architetti milanesi. C'era una, come dire, una connessione tra Giovanni Romano e naturalmente l'ambiente milanese, per cui non so se ci sia stato un suggerimento di Giovanni a Caterina, ma c'era una connessione. Io conobbi a Marcenaro come nel suo ruolo nel 1958. Ci fu fra di noi un rapporto di simpatia, un rapporto di comunione culturale, di valori, di interessi, eccetera, perché lei mi propose come direttore dei lavori di Palazzo Rosso per il restauro di Palazzo Rosso, quello che fu progettato da Albini. In quell'occasione, conoscendo la Marcenaro, conobbi anche Franco Albini. Franco Albini aveva appena terminato il restauro di Palazzo Bianco, con la famosa sala dove c'era Margherita Di Bramante. Apprezzammo naturalmente per primi l'appartamento che Franco Albini le aveva sistemato nelle dipendenze di Palazzo Rosso. E dico, per questo rapporto così confidenziale e continuativo con Caterina Marcenaro, io venni a conoscenza di questo progetto della Casa di Colombo. Lei era molto aperta, evidentemente, per ragioni culturali anche, perché la sua formazione sappiamo qual era molto aperta verso i valori dell'architettura moderna, diciamo, sia europea che italiana. E questo lo dimostra il fatto che fu lei a chiamare Albini a Genova per il restauro prima di Palazzo Bianco e poi di Palazzo Rosso. E quindi nel quadro di questa attenzione che lei aveva per questi nomi, diciamo, dell'architettura italiana, rientrava o rientrò anche Ignazio Gardella. Il primo progetto di Gardella che ho visto è stato quello, beh, lo conoscevo attraverso le riviste naturalmente, ma proprio un progetto nel dettaglio è stato quello della Casa di Colombo, che l'aveva Caterina Marcenaro, a cui piaceva molto, però poi ci sono state delle remore da parte dell'amministrazione e la cosa è morta lì. Era una specie di involucro esagonale che chiudeva la casa di Colombo e permetteva una circolazione interna per visitare il Rudolo. Le case della Foce, io sono convinto che lì la Marcenaro giocò il ruolo di Gardella, perché la Marcenaro acquistò un appartamento e lei invece era già una dirigente, quindi nel quadro di questa, diciamo, cooperativa dei dirigenti comunali, chiamiamola così, lei era presente, quindi sono abbastanza convinto che probabilmente il nome di Gardella lo fece lei. Le case della Foce sono delle case che a vederle fuori sono abbastanza, diciamo, ordinarie, nel senso che ripetono gli schemi urbanistici ripetitivi. Ecco, la cosa più interessante era la scala, perché ci sono queste scale rotonde che hanno la loro autonomia formale all'interno del vano, sono belle. Una mostra su Garibaldi era stata fatta nel Museo Vasignano e i muri erano tutti dipinti di blu e l'ambiente era illuminato con degli spot luminosi che colpivano la camicia rossa, il fucile, eccetera, e che era stato piuttosto diciamo novità abbastanza emozionante, piuttosto il giorno dell'inaugurazione. Naturalmente quando poi sono stato io a fare il successivo fatto di muri bianchi. Si cominciò a Renzano, dunque cominciamo effettivamente i lavori alla fine del 1956. Perché? Dunque, innanzitutto il territorio, dunque la pineta che c'era stata venduta dalla Marchesa, aveva una superficie di 150 ettari. Beh, 150 ettari sembrano molti, ma sono
pochi per realizzare tutto quello che avremmo voluto realizzare. Noi abbiamo avuto in convenzione una volumetria da realizzare di gran lunga superiore a quello che è stato fatto. Cioè, la convenzione col Ministero parlava di indice 1 su 1, cioè un metro quadro, un metro cubo su un metro quadro. E noi abbiamo, e quindi su 1.500.000 cavi avremmo potuto fare 1.500.000 metri cubi. Noi ne abbiamo realizzati un po' meno di 700.000. Noi abbiamo fatto tutto con una certa cura, cioè le strade, non c'è una strada che non segua l'andamento del terreno. Cioè, la cura è stata quella di possibilmente impiegare il materiale che trovavamo. Abbiamo trovato quella pietra marroncina, quel tufo così, che ha un bellissimo colore. È partito questa lottizzazione con subito l'idea di arricchirla di due elementi, la piazzetta che doveva essere il punto di ritrovo collettivo e l'albergo che doveva essere il punto di prestigio. L'albergo ha la caratteristica di essere stato costruito al di sopra, poi si è espanso naturalmente, ma al di sopra di una struttura militare tedesca, un bunker che conteneva un grosso cannone a lunga gettata. E la calotta è stata conservata e è diventata la piscina, una delle due piscine, quella più piccola, circolare, mentre poi è stata fatta un po' più in alto una grossa piscina olimpionica di forma rettangolare. Poi l'altro elemento è la pagoda, che io credo sia stato preso, il motivo ispiratore siano i chioschi dei parchi ottocenteschi, dove appunto molte volte veniva anche e suonava la banda del paese. Però sono state risolte in murature, non in ferro, in ghisa. Poi c'è la piazza del Portichetto, che è incompleta, ma anche il terzo lato, che avrebbe dato alla piazza un carattere più genovese, più chiuso, più da città. E invece così la piazza è un po' un ibrido, perché è mezza piazza, ma mezzo è una specie di panorama sul verde di fianco, che però non è stato previsto come paesaggio da vedere. Poi c'è l'apartment house, che è mosso per evitare il peso di una grossa massa, che è grossa come volumetria. E poi le case al porto. Villa Castelli ha degli elementi orizzontali abbastanza accentuati, e che sono risolti, mentre nell'apartment house anche qui gli elementi orizzontali, che sono i corridoi di distribuzione ai singoli appartamenti, hanno un parapetto di muratura, quindi sono piuttosto chiuse, massicce. Però è sempre un po' il motivo di riprendere l'orizzontalità che è genovese, in fondo è quella stessa che ha usato Albini nel municipio di Genova, ed è data dall'appendio. Il porto di Arenzano è una coppia modificata naturalmente, ma come modo di affrontare la progettazione identica a quella che era stata adottata a Punta Ala. Il porto è stato fatto secondo dei modelli presi dai vecchi centri con porto distribuiti o in Liguria o anche nella parte alta della Toscana, cioè il porto legato al villaggio, ecco. Pronunciate un po' questo. Il colore di Arenzano non è il colore di Camogli, non è il colore neanche di Levanto. Andammo nello studio di Gardella, nell'edificio da lui costruito, in via Marchionti 7, una casa molto bella, che conoscevamo attraverso il libro, attraverso le fotografie e attraverso le riviste, ma che così si vide in modo diretto. E Gardella ci accolse nel suo studio, era di grande gentilezza, anche di grande sobrietà, aveva un modo molto diretto di parlare di architettura, entrando subito nel merito, parlando dei progetti, degli edifici, in un modo molto lineare che nella scuola di architettura era poco usuale. Porti ravvicinati con Gardella, io li ebbi poi quando lo chiamammo per il piano dell'università nel centro storico. La rivalorizzazione del centro storico avrebbe potuto avvenire se si fosse immessa nel centro storico una qualche funzione di grande attrattività, tutta la collina di San Silvestro,
fu pensato come una proposta, un'ipotesi che avrebbe davvero giovato alla rivitalizzazione del centro storico. L'incarico a Gardella lo demmo in ragione del fatto che l'università a sua volta aveva formato in dialogo con noi una commissione. Questa commissione, proprio per il prestigio delle persone che la componevano e per la loro apertura culturale, non ebbe difficoltà a sintonizzarsi con l'iniziativa comunale. E ne nacque quel piano che noi cercammo di estendere. Gardella aveva molta perspicacia, diciamo, nel giudicare le persone, nel capire come utilizzarle anche. Cioè, diciamo, capì che essendo io uno studente abituato alla discussione, alla polemica, allo studio della città, potevo per certi versi servire in questo piano che intanto gli veniva affidato per il centro storico di Genova, un piano il cui incarico arrivò dal comune attraverso degli assessori socialdemocratici o socialisti, attraverso la conoscenza di Silvano Larini, che era assistente di Gardella. Però Gardella aveva un modo diverso di impostare il problema, che non era né storicistico né sociologico, e quindi per certi versi sovvertiva quelli che erano i punti di vista e le conoscenze che noi tendevamo a ricostruire. Poi Gardella non era preoccupato di un dialogo possibile tra l'architettura nuova e diciamo l'edilizia storica della città, tanto che sia la morfologia che il linguaggio che venivano immaginati erano altri rispetto a quelli della storia di Genova. Era preoccupato, diciamo, che la città si ricostituisse in termini altri e nuovi, e però come ricostituendo sinteticamente certi caratteri della città antica. C'era in Gardella questa idea che rispettando certi dati di fondo e certi caratteri costitutivi della città, però la città potesse essere per tanti versi reinventata. E così nacque poco a poco quel progetto, attraverso dei plastici sperimentali, attraverso molti schizzi. Insomma, era un progetto che si poneva in termini innovativi rispetto a quello che era stato il dibattito sui centri storici, e quello che ci colpiva anche innovativo rispetto a quella che era l'immagine che noi avevamo ricevuto nella scuola e poi dal libro di Argan, dell'idea che Gardella avrebbe proposto della questione del centro storico, quell'idea che si era fissata alla fine degli anni 50 nel progetto a Venezia per la casa alle Zattere lungo il canale della Giudecca, dove Gardella aveva progettato una casa che era stata interpretata nel senso delle teorie dell'ambientamento. Il progetto dell'università era un bellissimo piano in cui, diciamo, era uno dei primi piani di Gardella urbanistici, e quindi era un campo in cui si esprimeva, non so se per la prima volta. Comunque le soluzioni plastiche che lui ha inventato per questo erano molto belle, con questi grandi terrazzi che coprivano tutta l'area, seguendo i vecchi percorsi con le strade, con delle piazze che si infossavano dentro alla superficie con delle grandi gradinate. Ecco, tutto questo però era fatto abbastanza, diciamo, senza pensare ai problemi locali, contingenti, che poi hanno impedito l'attuazione. Lì c'era stata una incomprensione di nuovo con l'amministrazione, che aveva bisogno del progetto manifesto. Nella spesa di un piano che non veniva realizzato, subentrò da parte dell'università prima di tutto un atteggiamento di incredulità, di perplessità, di scetticismo, eccetera. L'università, anche nella rotazione anche lì dei rettori che si succedevano l'uno all'altro,
nominò una nuova commissione che era presieduta da Benvenuto. Insomma, venne fuori l'ipotesi di restringere il piano e di mirare alla localizzazione lì della facoltà di architettura, anche se il progetto originario invece prevedeva che lì andassero le facoltà umanistiche. Gardella ricostruì il rapporto con la storia della città soltanto ripigliando un gioco di volumi che in quella parte era sempre esistito. Sulla collina di San Silvestro diciamo, c'era un antico convento che si era ridefinito nel corso del 600 e del 700, e così nacque il progetto della facoltà. Io credo che in quel progetto siano importanti, per un verso, i volumi, le disposizioni, per un altro la scelta di un grande rigore, diciamo, è quasi di una sorta di via ascetica anche all'architettura, quindi un'architettura che si costituiva a partire da un gioco elementare volumetrico e dove le finestre non erano un motivo compositivo prioritario, ma diciamo, venivano come dimenticate, per certi versi perdute dentro le zone d'ombra comprese tra questi spironi o questi grandi pilastri che definivano l'edificio della facoltà. E poi naturalmente la scelta dei materiali, una scelta che anche non era letterale, però la scelta dell'intonaco con la polvere di mattone, che Gardella poi racconta derivare dalle ricette di suo nonno. Una facoltà di architettura che riprende anche questa i caratteri dell'architettura genovese, i volumi robusti, solidi, ma non solo, Monte è più un edificio gotico, infatti lo ha detto mio padre qualche volta in un'occasione. E Gardella fece invece questo suo bellissimo progetto, che io considero una delle cose più belle che ci siano state fatte a Genova. Quando noi ci trovammo col piano di via Madre di Dio in avanzata realizzazione, e quindi c'era la zona verde sotto le mura, di nuovo giocò la Marcenaro, si diede l'incarico a Gardella di studiare, di sistemare il piano col trasferimento del lavatoio del barile. Gardella insomma, portò un progetto dignitoso, decoroso. Quando si realizzarono i giardini parve di aver fatto una cosa notevole a vantaggio del centro storico. Purtroppo poi i fatti hanno dimostrato che quel, non dico che quel giardino ci sta male, ma quel giardino non è vissuto e non è capito, non è compreso per diciamo, il significato, il valore che avrebbe voluto avere, fino poi a essere definito non so da chi giardini di plastica. Il rapporto di diciamo personale di Ignazio Gardella con Mario Valle è un rapporto che andava evidentissimamente al di là del rapporto tra committente e progettista. E poiché si è sviluppato negli anni, oltre alla completa fiducia del committente, cioè il signor Mario Valle, nei confronti del progettista architetto Ignazio Gardella dal punto di vista professionale, era diventato evidentemente anche un rapporto di amicizia personale, iniziato molto tempo addietro. Gardella allora, secondo me, assunse un po', anche per il rapporto con Valle, un po' la fisionomia dell'architetto di corte, diciamo così, no? che segue un po' gli interessi del committente, diciamo così. E fece, per esempio, i palazzi, le case, cioè popolari di Pra, del CEP di Pra, le fece perché c'era Valle che aveva preso il lotto di lavori, eccetera, quindi diciamo a fianco delle imprese. Un grande costruttore invece era Gardella, perché Gardella ha sempre
curato, tenuto molto in particolari costruttivi proprio, cioè prima della guerra si costruiva meglio. Ignazio aveva questo vantaggio di aver visto e di aver costruito in quei tempi, per cui è rimasto attaccato al gusto di costruire bene. No, le stazioni anche di nuovo questo concetto di riprendere la storia e le tradizioni locali, in generale ci sono altri elementi, oltre alle fasce che sono la prima cosa che uno nota, più sottili ma molto legati alla tradizione genovese, e sono gli stacchi fra le case, che sono, le case sono messe in linea, quindi fanno una cortina continua, però fra un gruppo, fra un edificio e l'altro ci sono degli stacchi che sono molto stretti, che hanno l'evidente intenzione di riprendere lo spazio dei carruggi, la sensazione di stretto e di alto dei carruggi, che si affacciano poi questi spazi verso il prato retrostante e poi lontano sul mare, come da Genova li vedi il mare attraverso i carruggi quando sei un po' in alto. Il progetto della nuova sede dell'INPS a Genova, Sestri, Ponente, ha questi grandi tagli verticali delle finestrature che poi terminano su questo cornicione curvo, con un gioco appunto di incastro nel cornicione. Sì, una delle caratteristiche, diciamo così, degli elementi architettonici ricorrenti nell'architettura di Gardella è questa forma di cornicione. Diciamo che sempre il cornicione è stato un elemento, come del resto è giusto che lo sia, importante nell'architettura anche di Ignazio Gardella, poi vari tipi secondo le soluzioni, però questo del cornicione con la sguscia, oltre che nell'INPS, è stato usato, per quanto appunto ho avuto esperienza io, nell'Italgas, nell'edificio dell'Italgas, e uno che anche c'è, non è abbastanza relativamente recente, nelle case al porto di Arenzano. La loro richiesta era di avere unito in un unico complesso, poi grandissimo non è, ma per loro era importante dal punto di vista dell'immagine, e la parte di uffici e la parte, diciamo, impiantistica di centrale e così via. La parte di uffici connotata soprattutto da questo volume quadrato, però posto, come dire, ruotato rispetto all'elemento principale rettangolare. E dall'altra parte questi impianti, per cui si è proposto all'Italgas di tenerli per la maggior parte a vista, in modo che le persone che potevano andare agli uffici e transitavano proprio davanti potessero vedere attraverso questa vetrata tutta la parte impiantistica, e poteva essere un elemento, diciamo, appunto di immagine per la società. Il progetto ripreso dopo una stasi di 20 anni dalla prima soluzione che l'architetto Gardella aveva fatto, se ben ricordo, intorno al 1960. Sostanzialmente l'impostazione generale non è cambiata dalla prima soluzione di allora a quella. La facciata deve essere tutta diversa, non sarebbe stata rosa ma di marmo di Carrara bianco con delle fasce di lavagna scure. E poi con i serramenti, che adesso sono di legno verniciato, che avrebbero dovuto essere di acciaio inossidabile, quindi molto preziosi. Quindi tutto il palazzo avrebbe assunto un aspetto molto ricco, vabbè, un po' più povero. E devo dire che su questo l'architetto Gardella, così come poi è successo altre volte, era ben chiari quelli che erano gli elementi che si potevano variare e che non avrebbero quindi snaturato l'idea e il progetto, e quali invece... sui quali invece si poteva intervenire. In particolare il basamento dell'edificio per la sua parte che si alza rispetto al terreno circostante, tutto rivestito in marmo, e questo grande porticato che alla fine, dopo alcune prove di colore, presenta questi grandissimi pilastri rivestiti con delle lesene in marmo e tinteggiati in un colore blu molto scuro, che lui ha insistito per avere, nonostante molti anche nel comune
direzione lavoro, eccetera, esprimessero delle perplessità. Bisogna dire che, visto adesso, la massa del basamento bianco di marmo, questi pilastri scuri, fortissimi, molto, molto grossi, molto, di diametro molto grande, e poi sopra sospesa l'elemento proprio cubico dell'edificio, e devo dire che effettivamente aveva ragione, aveva visto come quasi sempre, anzi diciamo sempre, giusto. Però, siccome le colonne hanno una forma che è simile alle colonne doriche dell'architettura greca, e siccome tutto l'edificio è compatto come lo sarebbe un tempio greco, il colore così violento non è più strano, perché i tempi greci erano coloratissimi, avevano le loro parti architettoniche dipinte, le fasce, che sono invece un elemento che ricollega il Palazzo della Spezia all'architettura genovese, un po' come le case della stazione, hanno il particolare di riuscire a legare, e legate significa che non arrivano a caso queste fasce, ma arrivano sempre o sotto o sopra la finestra, o ad avanzare o all'architrave, e quindi le finestre, pur essendo di quote diverse, poi alla fine sembra che siano ad una stessa quota. È un'opera di Gardella, per certi versi, in modo e in termini controversi. È un progetto fatto insieme ad Aldo Rossi e dentro un rapporto per molti riguardi contrastato. Lì cosa abbia giocato Gardella non lo so. Io sono propenso a credere che lui abbia un po' riqualificato, diciamo, nel senso più che altro di dare un decoro che forse il progetto iniziale di Rossi non aveva. E, tra l'altro, i due architetti si stimavano moltissimo reciprocamente, tant'è che Aldo Rossi spesso diceva che Ignazio Gardella era fra i suoi, ci chiamiamoli così, maestri, e quindi riconoscevano entrambi magari il gusto dell'altro su certe cose. Insomma, alla fine Gardella decise di associarsi ad Aldo Rossi con un gesto non solo intelligente, ma anche, io credo, di grande generosità, e forse sottovalutando la forza di Rossi e l'autonomia di Rossi anche nei suoi confronti. Rossi aveva a sua volta ammirazione e molto rispetto per Gardella, e insieme, io credo, aveva una posizione fondamentalmente diversa riguardo al progetto, alla città, all'architettura. Di fronte a quella che poi era una diversità di vedute, Gardella aveva anche la capacità di intervenire sulle proposte di Rossi, di dialogare su di esse, anche di correggerle. Per esempio, corresse alla fine la proposta iniziale di Rossi, che prevedeva, diciamo, delle grandi lesene angolari nella torre del palcoscenico, e Gardella premette perché quelle lesene scomparissero. E sull'interno, che vuole essere una piazza però finta, perché il teatro è finzione, quindi una piazza, quindi ci sono gli edifici sui fianchi, che sono a imitazione un po' degli edifici genovesi, poi c'è il tetto che non è riuscito bene purtroppo, ma che doveva essere, perché è stato tinto di un punto di azzurro sbagliato, ma che avrebbe dovuto essere la volta del cielo con le luci, gli spot che ricordavano le stelle. Sicuramente entrambi i progettisti, sia l'architetto Gardella sia l'architetto Rossi, avrebbero preferito la torre più alta, tant'è che nella prima versione del concorso così era. Poi c'è stata la richiesta del comune di abbassarle, quindi nulla si poteva opporre a questo. Gardella aveva molti dubbi sul grande cornicione classico che avrebbe dovuto coronare la torre del teatro, però alla fine cedette anche su questo e acconsentì, diciamo, a disegnare quella soluzione, e era più che un elemento classico, in realtà io credo un elemento alla Boulle. L'ultima volta che ho incontrato di persona Gardella è stato in piazza dei Ferrari, dove era vicino alla fontana con un altro signore, stavano guardando la torre del Carlo Delice e stava considerando il risultato
che evidentemente previsto dall'architetto di questo conneggione sproporzionato, invece visto da lontano ridava dimensione e proporzione a tutto il complesso legando la torre alla parte del barabino.